Torino è una città ricca di storia e di arte. Tra gli aspetti più interessanti, anche se meno conosciuti, ci sono la Torino romana e quella medievale. Sono forse meno appariscenti e interessanti della Torino barocca, che è molto celebrata, o di quella ottocentesca, che tutti conoscono non fosse altro per la mole antonelliana. Ma neanche per sogno, le due testimonianze principali della Torino romana e medievale, e cioè la Porta Palatina e Palazzo Madama, il castello, sono sotto gli occhi di tutti, e almeno quelle tutti i torinesi le conoscono. Ecco, ma le conoscono? Possiamo dire che sanno che esistono. E infatti quanto conoscono della plurimillenaria storia di questi monumenti, delle vicende che li hanno plasmati, è in genere abbastanza poco. E ancor meno si conoscono le altre testimonianze della città pre-Sabauda. Più o meno evidenti che siano, le tracce di Augusta Taurinorum e della successiva Taurinus non sono abbastanza comprensibili se non vengono debitamente spiegate. E questo vale per qualunque edificio o monumento di qualunque epoca, ben inteso, ma certamente più ci si spinge indietro nel tempo e meno strumenti si hanno per decifrare quello che si vede. Archeo Torino, edito dalla casa editrice Iume, nasce proprio con questo intento, e cioè fornire strumenti che consentano di apprezzare la mole inaspettata di testimonianze dell'antica Torino. Il testo affonda le sue radici nella guida archeologica di Torino del GATT, ma la chioma di questo testo si è sviluppata rimodulando profondamente i contenuti, aggiornando con cura i dati e descrivendo le scoperte archeologiche più recenti ed eclatanti. Archeo Torino si suddivide in diverse parti, quattro fondamentali. La prima conduce il lettore a scoprire ciò che esisteva nell'area di Torino prima che vi sorgesse una città. Quindi con un rapido excursus nelle epoche preistoriche e protostoriche fino ad incontrare i Celto-Liguri Taurini. La seconda parte descrive l'evoluzione urbana di Torino e del suo circondario, dalla fondazione della colonia romana di Iulia Augusta Taurinorum per giungere ai secoli medievali. La terza sezione, direi lo zoccolo duro del testo, ma anche quello più interessante forse, permette di affrontare una passeggiata nel centro storico della città, a caccia di tutto quello che si può vedere di romano o di medievale, o che comunque può evocare quei mondi lontani. La passeggiata si può affrontare virtualmente, e cioè stando comodamente seduti in poltrona, semplicemente leggendo il libro, ma anche direttamente sul campo, grazie a un percorso contenuto nel libro, collaudato ormai negli anni da centinaia di torinesi. E non solo torinesi. La quarta parte, infine, descrive le scoperte archeologiche degli ultimi 10 anni. Scoperte che a volte hanno confermato delle ipotesi e invece altre volte hanno rivoluzionato ciò che si sapeva della storia cittadina. Quindi non soltanto la Porta Palatina, non soltanto il castello, Archeo Torino vi porterà a conoscere ogni angolo, ogni finestra, ogni piccola testimonianza della città romana e medievale. Scommetto che riuscirà a stupirvi. Buona lettura e buona passeggiata. Ma e dove finisce? Ma questa poi è bella. Oh. Eh? Come? Non sento. Ah, hai ragione, mi sono dimenticato. E adesso rimedio. Un attimo. Dimenticavo, c'è una quinta parte interessante, che è un capitolo intero dedicato al Museo di Antichità, cioè il Museo Archeologico. È in pratica un riassunto di quello che è possibile vedere in una parte specifica del Museo Archeologico, e cioè nella mostra Archeologia a Torino, che raccoglie la maggior parte dei reperti, e soprattutto quelli più interessanti, rinvenuti a Torino negli ultimi secoli. Quindi è una visita che non si può perdere. In Archeo Torino è contenuta una descrizione di quello che potrete ammirare all'interno di questa sezione del museo. Imperdibile.